Abruzzo per la straordinaria mobilitazione che avete messo in campo stamattina di fronte a un governo che non solo è sordo, ma è un governo che vuole davvero portare in profondità l'attacco al lavoro, l'attacco ai diritti dei lavoratori e che ha pure un atteggiamento poco gradevole. Se vediamo le dichiarazioni del Ministro della Funzione Pubblica che dice vabbè, gli abbiamo fatto di tutto ai lavoratori pubblici, non si sono ribellati, possiamo continuare a bloccare i contratti ancora per un biennio, possiamo continuare a ridurgli il salario e nel frattempo possiamo continuare a smantellare la pubblica amministrazione, nel frattempo possiamo continuare ad esternalizzare, possiamo continuare a non assumere i precari. Queste sono tutte scelte costose che rappresentano per l'Istat uno spreco di risorse, risorse che potrebbero andare a favore delle politiche di gestione del personale, cioè stabilizzazione del posto di lavoro, e che invece vengono sperperate in questo modo. Quindi siamo qui per dire che Giovannini lo conosciamo, che non ci dimentichiamo che cosa ha fatto nell'Istat e che proveremo a lottare in piazza per evitare che quello che ha fatto dentro l'Istat lo faccia all'intero paese. Lavoratori che ormai lavorano da 15 anni e solo svolgono servizi essenziali negli enti a costo zero per le amministrazioni. Questo è caparlato di Stato, nessuno fa nulla, la stampa nazionale non ne parla, questa è una vergogna nazionale. Non c'hanno lo champagne, ma che me ne frega a me? Stiamo parlando di quello. Anche quello, e me, ma quello a me che mi incide, quando loro viene ai mazzette. Le documentate, cioè a me che cosa mi incide? Il fatto che, il fatto che levano la buvette, che non mangiano le ostriche, che non bevono champagne. Ma non è questo. Cioè a me non mi incide niente questo. Oggi pomeriggio c'è un incontro al Ministero del Lavoro, con il nuovo Ministro del Lavoro e quelle che loro definiscono le parti sociali. Non è così. Quello è un incontro fra complici. Tra gente che la pensa esattamente allo stesso modo, non si leverà una parola da quel tavolo contro le scelte di questo governo, non si dirà che bisogna rilanciare il lavoro nella pubblica amministrazione, non si dirà che bisogna sbloccare i salari e i contratti perché questo consente alla gente di riprendere a vivere, di riavviare un'economia che è ferma e bloccata e non certo per colpa di chi lavora. In Italia al settore pubblico hanno colpito anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le ripercussioni di questa situazione coinvolgono non solo i lavoratori permanenti, ma i lavoratori precari, ma i cittadini tutti. Perché quando si taglia il settore pubblico a tagliare i suoi servizi, quando i servizi che vengono tagliati sono la scuola, sono la sanità, sono il soccorso pubblico della cittadinanza, succede che paghiamo tutti due volte, paghiamo, e si paga in termini di vite umane. Da questo Parlamento, che è comunque un Parlamento che è sordo alle esigenze dei lavoratori, noi dobbiamo andare a sturare le orecchie a un Ministro della Funzione Pubblica che pensa che può fare come vuole, che pensa che può continuare a bloccare i contratti, che pensa che può farsi beffe della nostra condizione economica e lavorativa. E allora io penso che da qui dobbiamo andare dal Ministro, andiamo a Palazzo Vidoni, facciamo sentire la nostra voce, facciamogli capire che con noi non si scherza, che non siamo cittadini di lui. Vogliamo poter manifestare liberamente in questa città, in questo paese, i lavoratori del pubblico impiego. Nella scuola, nella previdenza pubblica di questo paese. Stiamo pagando anche noi a caro prezzo la crisi, ce la stanno facendo pagare con il blocco degli istituti.